Ciao a tutti e bentornati. Come avete passato il weekend? Spero bene. Volevo ringraziare la FUI, la Federazione Ufologica Italiana, per l'articolo che ha fatto sul mio ultimo video. A quanto pare il mio lavoro sta arrivando a molti. Comunque, parto subito a spiegarvi com'è andata per le canzoni. Per quanto chi è con me già da un po' ed è parte integrante della community sappia che quelle canzoncine sono state una sorta di sfogo misto a qualcosa di simpatico a cui è stato dato il giusto peso, il ragionamento che mi ha portato a toglierle dal canale è questo. Visto che questo canale YouTube affronta tematiche socialmente molto difficili e non accettate o accettabili da tutti, chi non fa parte della community e capita per caso sul canale e si vede un video e magari riesce anche a prenderlo sul serio, se dopo si ascolta una canzone messa lì per gioco, va a sminuire il lavoro e la serietà che ho deciso di intraprendere nel mio umilissimo lavoro di divulgazione. La paura è stata quella che chi capita sul canale per caso, non conoscendo tutto quello che c'è dietro, prenda alla leggera 150 video per colpa di due canzoni. Diciamo che ho elaborato il fatto che non è questo il luogo in cui pubblicare delle canzoncine. Chiarito questo, passerei a rispondere pubblicamente al fatto dei video resi privati o eliminati dal canale. Allora, punto 1. Per quanto la nostra community sia composta da tutti quanti noi, qui le decisioni, fino a prova contraria, le prendo io. Punto 2. Se ho deciso di rendere privato qualche video fatto un anno e mezzo fa con qualità audiovisiva molto inferiore rispetto a quella di adesso, è perché ho ritenuto giusto dare una linea omogenea al canale. Terzo e ultimo punto prima di iniziare. Vi ricordo che cliccando nuovamente sul tasto iscriviti è possibile disiscriversi da un determinato canale che non rispetta i vostri canoni intellettuali o di intrattenimento. Se pensate di poter trovare di meglio altrove, cosa molto e dico molto improbabile, disiscrivetevi pure. Per chi ha deciso di restare, preparatevi ad un video da mani nei capelli e triplo salto mortale all'indietro. Andiamo! Allora, partiamo piano. Mi viene spesso chiesto se alcuni degli argomenti trattati dai documenti che porto possano avere un riscontro ufficiale. Mi viene chiesto in poche parole se si parla di corpi alieni extraterrestri provenienti da un altro pianeta sui siti ufficiali delle agenzie di intelligence quali FBI, CIA, NSA, eccetera. Allora, poco, ma chissà cercare in profondità, chissà attuare una vera ricerca d'archivio all'interno delle centinaia di migliaia di documenti desecretati ufficialmente dai governi, troverà dei riscontri. Ma a quanto pare non serve che voi lo facciate perché esisto io. In questo documento si parla di dischi volanti e di corpi alieni rinvenuti a Roswell nel 1947. Direte sì, ma dove, come, quando, cosa, perché, te fai documenti fake. Sito ufficiale dell'FBI, Federal Bureau of Investigation. Ora, a meno che io non sia allucinato, il documento è il medesimo. Il documento è un memorandum ufficiale famosissimo che tutti voi sicuramente conoscete. Il passo più importante recita così. I loro piattini sono descritti come di forma circolare con centri rialzati di circa 50 piedi di diametro. Ognuno era occupato da tre corpi di forma umana ma alti solo tre piedi, vestiti con un tessuto metallico di una trama molto fine. I corpi erano bendati in delle tute simili alle tute oscuranti utilizzate dai piloti collaudatori. Allora occhio, perché quando dice di forma umana, non è che si riferisce al fatto che quelli ritrovati lì dentro erano identici a noi ma solo molto più bassi. No, ma semplicemente la frase forma umana riferisce al fatto che avessero una testa, un corpo, delle braccia e delle gambe. Vi sembrerà strano, ma per alcuni non basta mostrare evidenze talmente sconcertanti perché cercano sempre la spiegazione di facciata. E io adesso distruggo anche quella. Allora, sempre dal sito ufficiale dell'FBI, non dall'archivio ufficiale ma proprio dal sito pubblico, leggiamo un articolo che ci ho messo 2 milioni di ore a trovare che parla proprio del suddetto documento e dice... È il file più popolare dell'FBI Vault, la nostra sala di lettura elettronica ad alta tecnologia che ospita vari documenti dell'ufficio di presidenza pubblicati ai sensi del Freedom of Information Act. Eppure è solo una singola pagina che trasmette un rapporto non confermato che l'FBI non ha nemmeno seguito.
Il file in questione è un promemoria datato 22 marzo 1950. È stato scritto da Guy Hotell, allora capo del nostro ufficio di campo a Washington DC, fu indirizzato al direttore Edgar Hoover e registrato e indicizzato nei registri dell'FBI. L'argomento del promemoria era tutt'altro che ordinario, si riferiva a una storia raccontata da uno dei nostri agenti da una terza parte che affermava che un investigatore dell'aeronautica aveva riferito che i tre dischi volanti erano stati recuperati nel New Mexico. Il memo ha fornito i seguenti dettagli. I loro piattini sono stati descritti come eccetera eccetera. Allora, signori cari, prima dice che il documento è il più famoso e visualizzato memo dell'FBI Vault, la loro sala di lettura elettronica che ospita vari documenti dell'ufficio di presidenza desecretati tramite il FOIA, ed è molto chiaro quando dice ufficio di presidenza. Poi dice che il documento è stato scritto da Guy Hotell, capo dell'ufficio di campo dell'FBI di Washington, nei confronti di Edgar Hoover, ovvero il direttore dell'FBI di quel tempo. Però poi dice che no, non è stato confermato né seguito dall'FBI. Allora, di scolpa, dicono che non è stato né seguito né confermato dall'FBI. E ci credo, che non è stato confermato. Io non penso che né il capo dell'ufficio di campo dell'FBI di Washington né il direttore dell'FBI Edgar Hoover negli anni 50 fossero dei tossicomani allucinati. Questo conferma in modo inequivocabile un'assoluta verità dietro a questi fatti. Ora vi spiego. Questi signori, obbligati da richieste continue del FOIA, hanno rilasciato ufficialmente roba bollente, l'hanno buttata lì senza riferimenti precisi sul sito in mezzo ad altre migliaia di documenti sperando che qualcuno non lo trovasse mai, lo hanno trovato, è diventato il documento più visto dall'FBI Vault e loro... No, ma il documento non è confermato. Ma vaffanculo. E allora questo? Roswell Teletype, dal sito ufficiale dell'FBI in cui si parla di dischi volanti? E poi che cancelli? Perché cancelli? E questo rapporto ufficiale FBI in cui si parla di un disco volante atterrato nel comune newyorkese di Elmira? E questo memorandum in cui si parla di documenti e rapporti spagnoli sugli UFO tradotti in inglese e inviati dall'FBI alla Commissione di Investigazione Scientifica? E poi ufficialmente quale Commissione di Investigazione Scientifica c'era sugli UFO negli anni 50? Forse la Majestic 12? Ora, fate mente locale alla parte finale del mio video, lo speciale 50.000 iscritti. In quel video ho tradotto un fascicolo Majestic 12 che parlava di intercettazioni radar di un UFO nei pressi di un'installazione nucleare ad accesso ristretto nella cittadina di Oak Ridge il 25 ottobre 1950. Ma ufficialmente la CIA disse che i documenti Majestic 12 sono falsi. Sicuri? Allora come mai da un documento ufficiale emerge che l'FBI 5 mesi dopo ha stilato un registro con la stessa intercettazione radar descritta nel fascicolo Majestic 12 sulla città di Oak Ridge? Ai ai ai, signori, fa male. La verità è che fa veramente malissimo quando certe cose vengono sbattute in faccia così. Mi dispiace per gli scettici, ma fa veramente tanto male. Nel documento Majestic 12 si parlava di un rilevamento radar da parte di una base USAF di Knoxville. O di un aeroporto, non mi ricordo. Ecco, perché sul sito ufficiale dell'FBI troviamo un documento della sezione operativa proprio dell'FBI di Knoxville che 5 mesi dopo l'accaduto stila un registro indirizzato al direttore dell'FBI? Proprio parlando di Oak Ridge? Sarà un caso che troviamo sui documenti ufficiali ciò che viene riportato sui documenti ufficiosi? Voi forse non vi rendete conto di ciò che ho fatto, ma ve lo spiego. Oltre a Stanton Friedman, il fisico nucleare che ha condotto degli studi accademici sui documenti dell'MJ-12 dichiarandoli reali ma non accettati dalla CIA, un collegamento talmente palese tra documenti FBI ufficiali e fascicoli MJ-12 non lo aveva ancora reso reale nessuno. Chi non mette un like al video adesso ha dei seri problemi. Comunque basta complimentarmi con me stesso e andiamo avanti. Io secondo voi non dovrei farmi domande quando vedo sul sito dell'FBI una sorta di mappa disegnata a mano dove viene puntualizzata una base di dischi volanti in Siberia, dove vengono tracciate le possibili rotte degli UFO tra la Siberia e l'Alaska e dove viene scritto a mano che la base dei dischi volanti si trova più a sud in modo tale da consentire loro di attraversare le correnti meteorologiche dell'Alaska? Cioè no? Io non dovrei pormi dei quesiti? Io non dovrei portare certe cose sul canale? Ditemi voi. Una volta un militare per giunta che fece anche missione in Afghanistan mi disse: loro stanno al freddo come Babbo Natale, girano tutto il mondo ma poi tornano sempre a casa. Questa frase non me la dimenticherò
Mai, calcolando che nelle conversazioni criptate gli UFO vengono definiti Santa Claus e facendo due ragionamenti sensati con l'Antartide, la Siberia e i posti meno popolosi del pianeta, qualche dubbio a questo punto mi sorge. E questo invece, in cui si parla di un aereo B-52 che trasportava degli ufficiali di intelligence dell'esercito che fu abbattuto o sabotato su Kelso a Washington il 1 agosto 1947 perché trasportava frammenti di dischi volanti? E perché quando riparte il paragrafo in cui dice che la storia originale è stata riportata da... oscurano? Cioè, qui per tutti gli unici studi sugli UFO ufficiali che la gente conosce sono stati dei cartacei bruttissimi, come il Blue Book, in cui si concludeva dicendo che gli UFO non erano un problema per la sicurezza nazionale. Adesso vi darò la prova del 9 della presa per i fondelli a cui siamo stati sottoposti. Il Blue Book, in cui si raggruppavano report e si concluse dicendo che gli UFO non erano un problema per la sicurezza nazionale, fu attivo dal 1947 al 1969. Ecco, allora perché questi documenti ufficiali che durante il Blue Book erano top secret, ora che sono desecretati, ci rivelano che mentre dicevano al mondo che l'unico studio attivo era il Blue Book, fanno emergere il fatto che c'era di mezzo anche il direttore per le investigazioni speciali dell'FBI, il Dipartimento dell'Air Force, l'Ispettorato Generale degli Stati Uniti, il Pentagono, l'Air Force Intelligence. Dai su, a casa. Potrei continuare all'infinito. E se questo video raggiunge i 5.000 mi piace, apro una playlist a parte dove farò solo ricerca ad archivi ufficiali. Quindi se tutto ciò vi è apparso perlomeno interessante, condividetelo con chiunque. Condivisione estrema da parte di tutti, chiusi come una squadriglia a condividere come degli squilibrati il video. Io vi mando un abbraccio enorme. Ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu. Mamma mia, che disagio.